Ci è voluto un po', ma ben arrivati alla terza puntata dedicata alla grammatica giapponese, dove finalmente impareremo come è composta la frase base nella lingua giapponese. Questa volta vorrò fare una lezione un po' diversa del solito, con l'ausilio dello stop motion, e cercherò di rendere questa lezione il più semplice e comprensibile possibile. Ma incominciamo col dire che la lingua giapponese è classificata come una lingua SOV. Ma che cosa vuol dire? Andiamo a vedere. Ossia come una lingua che struttura le proprie frasi seguendo l'ordine soggetto-oggetto-verbo. Prima di continuare vi voglio fare un esempio di che cos'è una lingua SOV. In italiano diremo io sono andato al cinema, mentre in giapponese diventa io al cinema andato sono. Sembra strana come frase, ma se ci pensate bene c'è già qualcun altro che parla così. D'accordo, ci proverò. No! Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare. Infatti Star Wars ha preso tantissimo dal Giappone e dalla lingua giapponese. Basti pensare che Yoda parla secondo la formazione della frase giapponese, che le spade laser somigliano parecchio a quelle del Kendo e hanno preso tantissimo dai samurai. Vabbè, al massimo approfondiremo meglio questo argomento in un altro video. Incominciamo con l'introdurre due parti fondamentali per la costruzione della frase base giapponese, ossia il wa ed il des, che sono rispettivamente il complemento di specificazione e il verbo essere. In giapponese le particelle come wa sono attaccate alle parole per specificare il loro ruolo all'interno della frase. Nello specifico, wa si riferisce al soggetto o tema della frase. Sì, lo so, avete imparato che questo carattere si legge ha, ma quando funge la particella abbiamo un'eccezione. Infatti si leggerà wa e non ha. Ok, andiamo avanti introducendo un'altra parte fondamentale per la costruzione della frase, ossia il soggetto. Andiamo ad imparare le persone singolari e plurali della lingua giapponese. Ed abbiamo watashi, ossia io, anata, che è tu, kare, lui, kanojo, è lei. Poi per il plurale avremo watashitachi, che è noi, anatatachi, che è voi, e karera, che è loro. Quindi andremo ad inserirlo prima del complemento di specificazione, ossia wa, ed avremo watashi wa des, ossia io sono qualcosa che andremo ad inserire. Per esempio, ora metterò il nostro nome, in questo caso il mio, e diventerà watashi wa Luca des. Io sono Luca, che in katakana si può scrivere Ruka se vogliamo riscriverlo in giapponese. E cambiando la persona potremmo dire tu sei Marco, lei è Carlotta, e così via. Ma ora andiamo ad inserire una particella nella frase, che vedremo come introduzione generale e poi andremo a svilupparla meglio nelle prossime puntate. Inseriamo nella frase la particella interrogativa ka e la posizioneremo alla fine della frase. E per fare una domanda basterà inserire questa particella ogni volta alla fine. Fungerà come una sorta di punto interrogativo. Andiamo a complicarci un attimo aggiungendo anche dare, ossia chi, dopo il complemento di specificazione e prima del verbo. E la leggeremo anata wa dare desu ka, ossia tu chi sei? E risponderemo con la frase che abbiamo imparato prima, watashi wa Luca desu. Volendo possiamo dire il mio nome è Luca, inserendo namae, che è nome in giapponese, e no, che è un aggettivo possessivo. Ok, mi rendo conto che sto aggiungendo parecchia carne al fuoco per quanto riguarda la composizione della frase base giapponese. Ma volevo presentarvi l'aggettivo possessivo in giapponese, che andremo a vedere meglio nelle prossime puntate, ma che con questo piccolo semplice esempio vi aiuterà a prendere familiarità con la lingua giapponese. Infatti, ora proviamo ad utilizzarlo di nuovo, mettendolo in una domanda. Kare no namae wa nan desu ka? Dove nan è cosa, quale, quindi si traduce in il nome di lui, qual è il suo nome?
Il suo nome è Marco. Kare no namae wa Maruko desu. O più semplicemente, lui chi è? Quindi in questa terza puntata abbiamo imparato che il giapponese è una lingua SOV, soggetto, oggetto, verbo. Abbiamo imparato che il carattere HA si legge WA quando assume il ruolo di complemento di specificazione e che DES è il verbo e va sempre alla fine. A meno che non vogliamo fare una domanda e metteremo alla fine la particella interrogativa KA, che è praticamente un punto di domanda. Abbiamo poi iniziato a conoscere l'aggettivo possessivo NO ed i pronomi personali in giapponese così da avere un soggetto quando parleremo. Abbiamo imparato come si dice in giapponese NOME, KI e COSA, QUALE. E poi, tanto che c'eravamo, abbiamo imparato come dire i tre nomi in giapponese e scriverli in katakana. Prima o poi vi farò un video dedicato su come si traduce i nomi in giapponese. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata e spero vi sia piaciuto questo video e lo abbiate trovato utile verso il vostro primo approccio all'apprendimento della lingua giapponese. Spero inoltre di essermi spiegato nel modo corretto e di non avervi creato ulteriore confusione. Noi ci vediamo alla prossima puntata qua su questo canale, quindi vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube in modo da non perdervi i prossimi video in arrivo. E promettendovi che pubblicheremo anche altri video inerenti al mondo del sollevante. Quindi mi raccomando, lasciate un commento qua sotto con le vostre opinioni e condividete questo video con i vostri amici sui social network. Io vi saluto come al solito dicendo, io sono Luca, per The Japanese Grimm, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!